Iniziamo oggi l'ultimo capitolo, se vogliamo, del corso di fisica, che è quello che vedete lì intitolato La fisica moderna. Il contesto storico qual è? Ci troviamo a fine 800, inizi del 1900, con, abbiamo appena da poco fatto le equazioni di Maxwell, le ricordate le quattro equazioni di Maxwell che di fatto vanno, come dire, a indicare con quelle quattro equazioni, che poi erano il teorema di Gauss, vi ricordate, per il campo elettrico e il campo magnetico, quello sulla circuitazione, insomma, quindi erano in qualche maniera, equazioni che indicavano, un po' tutto l'elettromagnetismo. E storicamente, già ve l'ho accennato qualche volta, ma ribadiamolo anche adesso, storicamente per i fisici, con diciamo, le equazioni di Maxwell, quindi molto belle sistemate e quant'altro, si era oramai giunti all'idea che di essere arrivati al traguardo della fisica. Come dire, non c'è più nulla da scoprire, nulla di più sbagliato, perché insomma, proprio all'inizio del 1900 sono iniziati, tra virgolette, i problemi, ma anzi. Questa cosa ci ha dato probabilmente l'impulso giusto per avere oggi le tecnologie e le conoscenze che abbiamo oggi, quindi dopo 120 anni da quel momento. Però in quel momento storico, ripeto, i fisici erano veramente la maggior parte, non tutti evidentemente, erano, scusate, convinti di aver trovato la quadra, no? Cioè, come dire, oramai tutto è stato scoperto e quindi possiamo adagiarci su di noi, insomma, sì, migliorare qualcosina, ma insomma, oramai diciamo, le teorie legate alla fisica erano arrivate al loro traguardo naturale, insomma, così appunto si pensa. Però appunto non è stato, insomma, diciamo, è durato poco, ecco, questa convinzione. Perché, vedete, questo primo capitoletto che è inserito, la crisi della fisica classica. Cioè, quella crisi chiaramente da che cosa è nata? Non perché non si volesse, come dire, credere a questo, diciamo, traguardo raggiunto, ma c'erano dei problemi, c'erano degli esperimenti che, insomma, venivano, quindi, delle situazioni che venivano, come dire, messe davanti all'evidenza, in cui la fisica classica, ahimè, quindi anche con l'elettromagnetismo o con le equazioni di Maxwell, non riuscirono a spiegare alcune cose. E già questo è un nodo non da poco, perché se si è convinti che oramai si era, come dire, si è scoperto tutte le leggi che si possono scoprire in una determinata disciplina, è chiaro che quelle leggi significa che devono spiegare tutti i fenomeni, va bene? Invece, se in qualche maniera non riescono a spiegare tutti i fenomeni, è evidente che c'è qualcos'altro ancora da scoprire. Quindi, in questo senso, la crisi della fisica classica. Perché la fisica classica, quindi fino all'elettromagnetismo, non riuscivano a spiegare alcuni fenomeni. Qui, insomma, chiaramente da qui è nata quella che chiamiamo la fisica moderna, è la fisica quantistica. Ho riportato, vedete, una frase famosissima dello scienziato, era fisico-chimico Niels Bohr, che diceva, insomma, chiunque non rimanga sconvolto dalla teoria quantistica non l'ha capita. Cioè, insomma, oppure c'era, insomma, un fisico americano, Feynman, che pure diceva, chi dice di aver capito la fisica quantistica non ha capito nulla, insomma, un po' varie sfaccettature, ma di uno stesso concetto, e cioè che non è facile capire la fisica quantistica, questo potremmo riassumere. Quindi chiunque, ecco perché dicevano sta frase, dice, chiunque non ne rimanga sconvolto o dice di averla capita, in realtà non è così, perché non è una, e l'ho scritto, questo l'ho aggiunto io, moderna, con anche una R,
non è diciamo, un concetto intuitivo. Molti concetti nella fisica sono intuitivi. Beh, quelli della fisica quantistica non lo sono. Come nasce la fisica quantistica? Beh, nasce proprio con un certo Max Planck, ecco perché poi, che ha iniziato da lui, diciamo, ha introdotto questo nuovo termine, anche il quanto di energia, dove sostanzialmente diceva una cosa anche semplice, però da lì poi è nato, insomma, tutta una teoria, e cioè che l'energia, quando viene trasmessa, non si trasmette in maniera, come dire, discreta, cioè che significa in maniera lineare, per capirci. Ma si trasmette in pacchetti di energie, quindi in maniera, come dire, frammentata, ok? E quindi è come se fossero tanti piccoli pezzetti di energia che si trasmettono in maniera quindi non uniforme, ma in maniera appunto spezzettata. È chiaro che sono pacchetti talmente piccoli di energia, cioè parliamo dell'ordine 10 alla meno 20, roba del genere, che tutti quei piccoli pacchetti messi insieme, quindi diciamo un numero enorme, avevano sempre dato l'idea di invece un flusso di energia appunto costante, non discreto appunto. E questo ha in qualche maniera, come dire, rivoluzionato già ciò che erano molti convincimenti della fisica classica, dove appunto si pensava che l'energia si trasportasse in maniera continua. Beh, quando Planck enunciò questa sua teoria dell'esistenza dei quanti, ecco perché poi è nata la fisica quantistica, quindi da questi pacchetti di energia elementari, non è che è stato pure accolto ben, come dire, molto facilmente, nel senso che molti fisici contrastavano quest'idea, pure perché non è che enunciare una teoria, in realtà dovremmo dire un'ipotesi, no? Che l'energia fosse così, non è che si aveva subito un riscontro poi anche sperimentale di tutto ciò. Anzi, uno dei problemi della fisica quantistica era proprio quello di, come dire, di mancare in alcune situazioni dell'evidenza sperimentale, perché non è che ti metti lì e fai subito un esperimento di fisica quantistica come potremmo fare un qualunque esperimento di fisica classica in cui noi riproduciamo appunto tutto l'apparato sperimentale, riproduciamo quella situazione. Quindi qua era tutto più complicato, per così dire, e quindi questo era uno anche dei motivi per cui non era facilmente accettata questa nuova teoria, diciamo, della fisica quantistica. Poi c'era un altro problema non da poco, che insomma, man mano che si è sviluppata, si è iniziato a prendere piede, prendere sostanza, se vogliamo, un altro concetto che fino ad allora era molto, molto, diciamo, come dire, consolidato, quindi anzi, scusate, un concetto contrario consolidato, cioè quello della fisica deterministica, cioè la fisica veniva vista fino nella fisica classica come qualcosa di deterministico, cioè come dire, se conosciamo le leggi o al limite se non le conosciamo è una nostra mancanza, ma tutti i fenomeni che avvengono nella fisica sono deterministici, cioè sono soddisfano delle leggi, ok? Che sono sempre le stesse. Ripeto, l'unico gap, l'unico limite che può esserci che siamo noi, esseri umani, a non conoscere quella determinata legge. Scusate, questo era il concetto della fisica classica. Qui si è introdotto il concetto probabilistico, e cioè, insomma, un po', anche se la probabilità, insomma, non l'avrete fatta, ma un po' l'idea di qualcosa probabile, no? Quando parliamo di un evento probabile, già non è nulla di deterministico, perché se io lancio in aria una moneta, ho la probabilità che esca testa o croce, non posso dire con certezza
che uscirà a testa, uscirà a croce in maniera appunto determinista. Beh, questo concetto di probabilità metteva veramente sul chi va là molti scienziati, non ultimo, poi avrò modo di dire proprio Einstein. Però andiamo per ordine. Pensate che invece uno dei primi a credere in questo concetto dei quanti di energia fu proprio Einstein, il quale, come dire, utilizzò questa cosa per prendere il primo nome. Beh, arriviamo a due esperimenti che erano descritti, vediamo se li ho messi qui. Eccolo qua. Il primo, diciamo, esperimento già noto, a dire la verità, diciamo, ai fini dell'Ottocento, e quindi non è stata una cosa del 1900 in poi, che non riusciva a essere spiegato, l'effetto fotoelettrico, cioè che cos'è? Una lastra di metallo colpita da un'onda elettromagnetica, nella fattispecie, ad esempio, la luce. Perché si era appena scoperto, appena, da pochi decenni, scoperto che la luce è un'onda elettromagnetica. Dicevo, questa lastra di metallo, quindi colpita da un'onda elettromagnetica, faceva muovere degli elettroni, cioè si innescava un moto di elettroni, quindi corrente. Beh, questo fenomeno, cioè del perché un'onda elettromagnetica riuscisse a far muovere elettroni su una lastra di metallo non era spiegabile con nessuna legge, nessun principio della fisica classica, va bene? E quindi questa era una prima tegola che appunto andava a contrastare con quell'idea della esaustività, no? Che si era arrivato a conoscere. Un altro problema, andrò a dirvi, un altro problema è la radiazione del corpo nero, cioè un corpo nero, praticamente che cosa si vedeva? Prende la radiazione e, come dire, viene irraggiato. Quindi immaginiamo che intanto un corpo nero è un corpo che è in grado di assorbire energia e poi appunto la irraggia in maniera, come dire, indiretta. Quindi un corpo nero, insomma, pensate, non è per forza un corpo nero, eh? Per darvi un esempio di corpo nero, il Sole, insomma, quindi le stelle sono dei corpi neri, quindi irraggiano energia, ma in qualche maniera appunto la immagazzinano, come dire, in altro modo. Qual era, diciamo, il problema sulla radiazione del corpo nero? Che vedete, se andiamo a rappresentare su un grafico, sulle ascisse, la lunghezza d'onda appunto di quella radiazione e sulle ordinate l'intensità della radiazione, nella fisica classica ci saremmo aspettati, vedete, un grafico crescente, cioè, come dire, man mano che aumenta la lunghezza d'onda, aumenta l'intensità. E fin là, vedete quando arriva a sto picco? Nella fisica classica avremmo avuto non un grafico che poi andava a decrescere, perché questo era un altro fenomeno osservato e calcolato, che diciamo questo grafico è frutto di calcoli, di dati sperimentali. Arrivato a un certo punto, invece, che si vedeva? Che anche aumentando la lunghezza d'onda, l'intensità della radiazione andava scemando, va bene? Invece, vedete, la teoria classica che cosa voleva? Che questo avremmo dovuto avere una sorta di ramo vedete, di iperbole, va, se vogliamo, cioè, insomma, leggiamolo al contrario, man mano che diminuisce la lunghezza d'onda, invece l'intensità sarebbe dovuta aumentare, va bene? Cosa che invece non accadeva, perché appunto c'era questo grado. Quindi ecco perché vedete, teoria classica, questo tratteggiato, e questo invece, mo, i vari grafici, vedete, più freddo, più caldo, ma insomma, comunque avevano tutti questo andamento di tipo, insomma, vedete così, con questa gobba, questo punto, se vogliamo, di massimo da qualche parte, poi si avvicinava, quindi quando la lunghezza d'onda iniziava ad essere molto elevata, immaginiamo, vedete, da questo punto in poi più o meno, effettivamente la teoria classica con, come dire, ciò che veniva fuori dagli esperimenti iniziavano a combaciare, ma non per lunghezze d'onda più piccole, il che, insomma, rendeva
Quindi tutte le formule tirate fuori, come dire, come deduzione dalla teoria classica, e non riuscivano come dire, a dimostrare, a far quadrare ciò che poi invece sperimentalmente avvenne. Quindi queste erano le due tegole su, insomma, che come dire, facevano perdere il sonno ai fisici, quindi l'effetto fotoelettrico. È quello della radiazione del corpo. Tornando al primo, Einstein è riuscito, poi vi accennavo prima, riuscì a prendere il Nobel, poi mi sa tipo nel 1919, insomma, cioè una quindicina d'anni prima, però nel 1905 riuscì, quindi 5 anni dopo solo l'enunciazione per la prima volta di quel termine, no, dei quanti di energia. E per inciso, lui è stato uno dei primi a credere che effettivamente l'energia non si muovesse in maniera continua, ma in maniera discreta, in maniera a pezzetti, appunto. Dicevo, riuscì a spiegare l'effetto fotoelettrico, cioè che cosa diciamo, ha spiegato, insomma, detto in maniera molto semplificata, che quando quell'onda luminosa andava ad incidere su quella lamiera di metallo, è come se andasse a dare quel poco di energia in più che gli serviva al metallo per liberare gli elettroni. Cioè, come dire, gli elettroni erano già abbastanza sui metalli, ricordate, diciamo, sono materiali conduttori, sono già alquanto liberi di muoversi, però comunque stanno ancora imprigionati. Quel raggio di luce, quindi quell'onda elettromagnetica, gli dava quell'energia necessaria perché appunto potessero riuscire a muoversi più liberamente. Ecco perché si crea un flusso di elettroni. Per inciso, questo è il principio di funzionamento dei pannelli fotovoltaici, non a caso, quindi quelli che abbiamo su molti di noi abbiamo oramai sul tetto di casa. Quindi insomma è riuscita a spiegare l'effetto fotoelettrico proprio grazie a quei quanti di energia. Sempre con la meccanica quantistica, poi insomma l'evoluzione successiva, si è riuscito anche a spiegare appunto la radiazione del corpo nero, dove vedete, vabbè, entra in gioco questo termine, la radianza, che è data dall'energia fratto tempo per superficie, che si misura in Weber su metro. Il corpo nero, pure vedete come può essere costruito: un blocco di materiale con una cavità interna, un piccolo foro che viene riscaldato fino a una data temperatura. Cioè, quando noi riscaldiamo una cosa, questo qui prende da quel foro, lui come dire, va a irraggiare. Quindi un corpo nero possiamo costruirlo in questa maniera. Quindi si è riusciti, dicevo, a spiegare un pochino, vabbè, qua mostrano tutte le formule che possiamo tranquillamente saltare. Torniamo al discorso probabilistico, che è quello che dicevo Einstein, quindi ha addirittura preso il Nobel, poi ha tirato fuori, insomma, la sua teoria, che vedremo più in là, della relatività prima ristretta e poi generale. Quindi ha creato pure una nuova teoria della fisica e su quello non ha mai preso il Nobel. Invece, per aver spiegato solo un esperimento, cioè importante, sia chiaro, ma non quanto un'intera teoria innovativa, poi ha preso il Nobel, dicevo, usando questo concetto dei quanti di energia. Eppure è stato uno dei maggiori, come dire, avversari di questa, diciamo, poi nuova fisica che si andava a creare, proprio per questo discorso della probabilità. Che cosa, come dire, faceva in qualche maniera dubitare della validità del concetto probabilistico e non più deterministico di Einstein? Tanto lui era convinto, appunto, che la natura fosse tutta deterministica, e quindi già questo. È chiaro che in alcune situazioni vedeva anche Einstein, perché non era certo insomma, uno sciocco o una persona che avesse una chiusura mentale, anzi, insomma, vedeva, era un genio della fisica.
Però per lui, come spiegava le sue ragioni, diceva, sosteneva questo, e cioè che ciò che ci sembra una probabilità, in realtà è una probabilità soggettiva, cioè che significa che tutto ciò che ci sembra funzionare non in maniera deterministica è solo perché ci mancano delle informazioni, quindi è una carenza, un'ignoranza. Una carenza di informazioni che noi abbiamo su quel particolare fenomeno. Va bene? Un esempio, se lancio dei dadi, effettivamente, se noi sapessimo esattamente con che forza vengono lanciati, che ne so, l'esatto istante in cui i dadi staccano, no, dalla nostra mano, la posizione che stanno, quindi nel momento in cui lanciamo quei dadi su un tavolo. Cioè, se noi sapessimo esattamente, chiaramente è molto complicato, no? Ma se sapessimo esattamente tutte queste informazioni, sapremmo esattamente dire che cosa verrà fuori, ok? Quindi quella coppia di dadi e quindi da 2 a 12. Invece, giustamente diceva lui, se ci mancano queste informazioni, è chiaro che ciò che il lancio dei dadi, che ci sembra quindi un fenomeno probabilistico, in realtà non lo è, va bene? Quindi questa era la sua teoria. Invece, gli altri fisici, Niels Bohr fu uno dei più grandi sostenitori di quest'altra teoria, appunto, diceva: no, non è vero, la natura in alcune situazioni, come no, vi accennerò tra un attimo, sì, cioè quel tipo di probabilità che osserviamo non è di tipo soggettivo, non è una nostra carenza di informazioni, ma è proprio perché è così, è proprio una vera probabilità, quindi di tipo oggettiva. Cioè, come dire, potremmo sapere tutto quello che ci pare di quel fenomeno, ma non riusciremo mai a inquadrarlo come un qualcosa di deterministico. Va bene? Quindi, insomma, è una discussione durata qualche decennio, perché insomma poi dicevo non è che c'erano esperimenti là belli e pronti per affermare queste cose. Pensate, uno degli argomenti di maggiore discussione, su cui Niels Bohr, ovviamente, insomma, la storia ce lo ricorda, ha studiato tantissimo, era sulla teoria atomica, no? Quindi di come, per esempio, questi elettroni girassero intorno al proprio nucleo, cosa che già si era capita, però nelle varie evoluzioni dell'atomo, chiaramente evoluzioni nel senso che noi esseri umani intendevamo come fosse l'atomo, perché l'atomo è sempre stato così come è da millenni, da sempre. Dicevo, in quell'evoluzione si era oramai capito che gli elettroni giravano con delle orbite intorno al nucleo, però come? All'inizio, no, c'era il sistema di tipo planetario, cioè si pensava che il nucleo si comportava un po' come fosse un sole, una stella, e gli elettroni come un pianeta che gira più o meno con la stessa orbita, ma anche circolare, insomma, importava. Invece, alcuni esperimenti hanno fatto sì che di far vedere che effettivamente le orbite non erano. Non potevano essere di tipo circolare, quindi insomma, questa cosa ha fatto pensare che il moto, quindi dell'elettrone intorno al proprio nucleo, fosse di tipo probabilistico, cioè come dire, ad ogni rotazione immaginiamo che cambia l'orbita. Anche il flusso di elettroni, no? A corrente elettrica, cioè come va gli elettroni? Seguono una traiettoria lineare? Ho anche lì un percorso di tipo probabilistico, anche lì si è visto, vi ricordate, il salto degli elettroni tra come dire, dall'orbita di un nucleo a un'altra, no? Che permette appunto quello flusso di elettroni. Comunque si è riscontrato che non era un qualcosa di tipo lineare, appunto, cioè non era come fosse un'automobile che si muove lungo una strada, ma anche qui di tipo probabilistico. E chiaramente, insomma, vari esperimenti poi hanno dimostrato, senza proprio nessun dubbio, che effettivamente per alcune cose, quale appunto il moto degli elettroni, uno intorno alla propria orbita, quindi al proprio nucleo,
oppure il moto, per esempio, degli elettroni lungo, diciamo, un conduttore, sono, diciamo, è un moto, diciamo, casuale, ok? E quindi entra la probabilità. Pensate che solo dopo tanti anni in cui Einstein ha contrastato quest'idea, ma come detto prima, argomentando, secondo lui, il fatto che fosse una probabilità di tipo soggettiva, bene, ammise in qualche maniera, perché insomma poi la consistenza di questa fisica quantistica è andata sempre più crescendo, e quindi anche lui ha capito effettivamente che in determinate situazioni, cioè, diciamo, alcune leggi della fisica, che potesse piacere o no, ma erano di tipo probabilistico e non di tipo deterministico come tutte le altre. E quindi ammise, come dire, anche il proprio errore, insomma, di valutazione.